padre diceva sempre: un uomo senza cravatta non è un vero uomo. E con la cravatta ho ottenuto tutto quello che volevo. Più o meno. Temo di doverla licenziare. Tutto il personale è stato sostituito dal signor Talvenpondo. Ovviamente deve restituire la cravatta. Sono finito. Non c'è più lavoro. Non c'è più futuro. Siamo una generazione a cui non viene permesso di cambiare il futuro. Adesso però vai a riparare la radio. Grazie. Le serve altro? Un lavoro. Vedrà che con quello lo troverà. E lei cosa vuole in cambio? Porti quel cacciavite sempre con lei e ne riparleremo al prossimo incontro. Che cazzo fai nel mio garage? Tuo garage? È dal 2011 che questo è il mio garage. Allora ripassa tra un anno. Come? Siamo nel 2010. Amore, ho trovato lavoro. Dove? Non dove. Quando? Adoro lavorare nel passato. E se vengo licenziato, mi basta tornare indietro. Finalmente potrò riparare al mio grande errore. Voterò le politiche. Purtroppo tutto il personale è stato licenziato per far posto al signor Talvenpondo. Non c'è proprio... Aspetti. Talvenpondo. È appena uscito. La cravatta. Vedo che hai riparato la radio. Sei un viaggiatore del tempo. Ti ho portato qui per restituirmi il favore. Devi votare qualcosa che non sia sinistra. Il massimo sarebbe destra. Ma va bene anche estrema destra. E dovevi farmi perdere anche il lavoro. Il tuo posto non è nel 2015 o nel 2008. È nel 2007. E cosa c'è lì per me? La presidenza dell'AIC, Associazione Italiana Cravatte. Se farai quello che ti dico. Hai ancora il cacciavite? È qui. Che cazzo? Quell'uomo faceva parte di una setta che vuole distruggere l'Italia. Mi chiamo Daptov e sono qui per farti votare sinistra. Dimmi quando basta. Ancora un po'? Può bastare. Dal tuo voto dipende il destino dell'Italia. Il mio voto non può far vincere la sinistra. Voterai con questo cacciavite, che lascerà un'impronta nello spazio-tempo in grado di alterare il futuro. Il tuo voto renderà grande l'Italia. Sbalorditivo. Non hai idea di quanto sia magnifico il 2017. Gente che paga le tasse, investimenti sull'istruzione, tedeschi che vengono in Italia a cercare lavoro. E mia moglie? Nel 2017 sei ancora insieme al tuo grande amore perduto. Stai passando troppo tempo nel tuo futuro passato. Torna nel tuo passato futuro. Non c'è futuro, è il mio passato futuro. Allora, portami con te. Oggi proprio non posso. Forse martedì, ma non è sicuro.
fermi! Mi hai fatto una promessa. Resterai disoccupato se voti sinistra. È un sacrificio che posso fare per l'Italia. Forse Dato non ti ha detto la cosa più importante del tuo futuro. Stai zitto! La sinistra ha bandito le cravatte. È arrivato il momento di salvare l'Italia. Allora? Il voto deve restare segreto. I'm a reflection.